Ciao ragazzi e bentornati sul canale più londinese del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora, Piontek sembra che si stia per trasferire al Tottenham, anche se un paio d'ore fa il procuratore ha smentito la notizia. Però sembra che la quadratura del cerchio dovrebbe essere questa: Piontek al Tottenham da Mourinho. E cosa succede nelle vostre leghe? Ragazzi, succede una cosa impensabile fino a qualche giorno fa, cioè che chi aveva fatto i conti adesso con i crediti residui per prendere Ibrahimovic si ritrova a dover lottare contro chi ha Piontek. Perché? Perché nelle vostre leghe ovviamente recupererete o tutti i crediti per Piontek o almeno una metà, dipende un po' da come siete organizzati. Anche nella mia sta succedendo questo, me lo stanno chiedendo tutti per poter arrivare a Ibrahimovic. Dunque, consiglio da Lorenzo, ovviamente da me, il vostro youtuber preferito: se avete i crediti residui per poter accaparrarvi Ibrahimovic, quindi aggiungendo anche quelli di Piontek, tenetelo stretto. Altrimenti, se invece i vostri crediti residui, come accade a me, non vi permetteranno di poter raggiungere Ibrahimovic, vendetelo al miglior offerente. Ci sono anche altre notizie di mercato oggi importantissime, dove le andiamo a trovare nelle notizie ovviamente su OneFootball, l'app scaricabile dal link qui sotto in descrizione, che parla di calcio a 360 gradi con tante chicche, tante novità, tante informazioni, le formazioni, il calcio mercato. E andiamo appunto a vedere un'altra notizia uscita poco fa, ed eccola qua: Napoli è fatta per Lobotka, ha raggiunto l'accordo con il Celta Vigo. Si parla di 20 milioni più 4 di bonus, Napoli che ha preso anche qualche giorno fa Demme dall'Ipsia. Dunque due mediani che a fantacalcio non portano molti bonus. Però molto importante studiare questa notizia. Perché? Perché al posto di chi giocheranno? Fabian Ruiz? Dunque andrà via a gennaio, andrà via a giugno, lo dobbiamo vendere, lo dobbiamo svincolare, dobbiamo truffare qualche altro membro della nostra lega dandoglielo adesso? Ragazzi, impossibile saperlo al momento. Altre notizie importanti ci sono, ad esempio Commisso che dice che Chiesa, se arrivasse un'offerta importante, potrebbe partire. E poi dice tra le righe Iachini che Cutrone è costato tantissimo per la Fiorentina, per cui deve giocare titolare. E poi ovviamente la notizia di Kurtic al Parma, che è ufficiale, potrebbe esordire addirittura lunedì sera. Bene ragazzi, dai, iniziamo con i cantaconsigli della 19ª giornata, e iniziamo con l'anticipo di sabato ore 15. Ovviamente vi accompagnerò all'anticipo con la diretta, con la classica diretta del prepartita. Cagliari-Milan, meteo sereno, arbitro abisso, rigori no, non da rigori, cartellini nella media. Allora, nel Cagliari rientra Pisacane dalla squalifica, mentre out ancora Cacciatore, giocherà Faragò, ok? Per il resto formazione tipo con Cigarini, Rong, Dandez a centrocampo e poi ovviamente Rangolana a supporto di Gio Pedro e Simeone. Mentre è ufficiale nel Milan che Pioli ha provato il 4-3-1-2, addirittura pochi minuti fa leggevo un'altra notizia che sta pensando addirittura al 4-4-2. Boh, il Milan è un cantiere ancora aperto. Comunque sia, sembra che giocherà Çalhanoğlu alle spalle di Ibrahimovic e uno tra Piontek e Leao. Ma se Piontek andasse al Tottenham ovviamente giocherà Leao. Leao adesso è in vantaggio, Krunic è ancora titolare. Dalle decisivi Ibra contro Klavan e Nainggolan contro Bennacer. Mamma mia, Bennacer si troverà davanti un bel cliente. Consigliati Nainggolan, Çalhanoğlu che in questo ruolo da trequartista mi intriga parecchio, e poi Theo Hernandez ovviamente, perché Theo Hernandez bisogna sempre schierarlo. Indeciso su Ibrahimovic, perché ragazzi, l'abbiamo visto che nella scorsa partita che sì, è entrato benino, ma non è ancora l'Ibra devastante che conoscevamo. Chissà mai se tornerà l'Ibra devastante che conoscevamo. Piontek e Leao ovviamente, perché Piontek non sappiamo se ci sarà o meno, e poi non sappiamo chi dei due giocherà a titolare. E poi anche Gio Pedro, perché il Milan non prende tantissimi gol ragazzi. Dunque, boh, non lo so. Poi il Cagliari non è che abbia iniziato benissimo questo nuovo anno. Da evitare Calabria, perché mamma mia, se rigioca a titolare con la Calabria, boh, non lo so. Faragò perché si troverà di fronte a Theo Hernandez, e Cigarini perché forse è il centrocampista del Cagliari che schiererei di meno. La sorpresa potrebbe essere Krunic, come dicevo nel mio scorso video. Krunic, quando gli viene data la titolarità, ci regala sempre parecchi bonus. Proseguiamo. Lazio-Napoli, primo big match di giornata. Ci sono ben tre big match ragazzi: meteo sereno, arbitro rozzato, rigori nella media e un arbitro abbonato a cartellini gialli da parecchie ammonizioni. Dunque attenzione che poi con lo 0,5 ci può fare la differenza. Dunque attenzione a schierare i giocatori fallosi di questa partita. Nella Lazio tornano Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre Correa è in forte dubbio. Oggi danno Caicedo titolare sicuro.
Nel Napoli invece ancora out Koulibaly e Maximovic, dubbio Luperto, Isai come centrale oppure Di Lorenzo addirittura, Mertens ancora in Belgio a curarsi, lo sappiamo tutti, Lozano scalpita per partire titolare al posto di Callejon, stamattina veniva detto. Acciaccato Meret, in porta potrebbe giocare Ospina, dunque anche lì attenzione, non ci giochiamo il cambio. Duelli decisivi Immobile contro Manolas e poi Insigne contro Luis Felipe, bel duello questo. Consigliati Immobile, Luis Alberto, Milik e Lozano. Mi piace consigliare Lozano questa settimana perché? Perché sinceramente questa partita non la vedo molto sbilanciata a favore della Lazio. Mi sono andato un po' a vedere lo storico di Gattuso contro la Lazio nell'anno e mezzo in cui ha allenato il Milan. Gliel'ha praticamente incartata sempre a Inzaghi. Ha vinto 2 sfide su 3 e l'unica sfida che ha pareggiato, la Lazio l'ha pareggiata con un gol di Correa al 94esimo. Dunque, boh, non lo so, per me è una sfida molto rognosa per la Lazio. Indeciso su Insigne, su Callejon, perché non si sa neanche se giochi, e su Correa, perché ovviamente non è al 100%. Da evitare Radu, Luis Felipe, Luperto e Mario Rui, che sono i difensori quelli un pochino più a rischio di essere infilati. La sorpresa invece potrebbe essere Lazzari, che gioca dalla parte di Mario Rui, dunque è quello che ha un pochino il compito più facile. Inter-Atalanta, secondo big match di giornata. Meteo nebbia, c'è nebbia su Milano, attenzione quindi arbitro Rocchi, contentissimi i tifosi dell'Inter quando è stato designato Rocchi, ma porca miseria, ma perché non evitano le polemiche Rocchi? Vabbè. Rigori, sì, Rocchi è il primo arbitro per rigori dati, per media rigori dati in Serie A in questo momento, cartellini sì, da anche tanti rossi, dunque aggiungiamo polemiche su polemiche. Nell'Inter Barella e soprattutto Skriniar sono squalificati, la partita proprio migliore per squalificare Skriniar. Dunque spazio assenze a centrocampo e Godin, De Vrij, Bastoni in difesa, Biraghi a sinistra titolare. Torna tra i convocati Sanchez, mentre notizia dell'ultima ora, Vesino è out. Si parla addirittura di uno scambio Vesino-Eriksen, io quando l'ho letto mi si è accapponata la pelle. Cioè, vabbè. Nell'Atalanta, solita... per Tottenham ovviamente. Nell'Atalanta, solita rotazione sulle fasce. Favoriti al momento Atebur e Gosens, mentre in attacco ora c'è l'eterno dubbio. Chi giocherà a centravanti? Zapata, Muriel oppure Ilicic, falso 9 con Pasalic a fare il trequartista e Freuler al centrocampo? Lo sapremo ovviamente soltanto sabato sera. Dunque, tosta ragazzi, al momento danno Ilicic in vantaggio. Duelli decisivi, Ilicic contro Bastoni e Gomez contro Godin. I duelli decisivi ho visto questi qua. Consigliati Gomez, Ilicic, Lukaku, Lautaro, Sensi, avete capito che secondo me è una sfida con parecchi gol. Indeciso su Muriel e Zapata perché non so quanto giocheranno, De Vrij perché deve reggere praticamente la baracca da solo senza Skriniar e Atebur, perché giocherà dalla parte di Biraghi, che ovviamente è molto più difensivo di Candreva, per cui credo che avrà più vita facile Gosens, infatti l'ho messo come sorpresa. Evitare Godin, perché già che non è che abbia giocato benissimo, si trova di fronte magari i due trequartisti più in forma della Serie A in questo momento. Gollini, perché penso ci saranno parecchi gol, e Handanovic sai, è un pochino difficile sconsigliarlo, ma Gollini è un pochino più facile. Palomino, Toloi e poi Candreva, perché dalla parte sua c'è Gosens e dovrà difendere e sappiamo che non è il suo forte. Andiamo alle partite di domenica. Udinese, Sassuolo, meteo sereno, arbitro Volpi, che è la seconda partita in Serie A, dunque aveva una sola partita come statistica, non la teniamo in considerazione. Udinese nell'ormai formazione tipo, con il solito dubbio in attacco tra Nestorowski e Lasagna, sembra favorito Nestorowski al momento. Nel Sassuolo invece sono squalificati Berardi per 2 giornate e Locatelli, out anche Duncan infortunato, dunque Traoré, Juricic e Boga a supporto di Caputo. Duelli decisivi, Okaka contro Ferrari da una parte, De Maio contro Boga dall'altra parte. Consigliati Boga, Caputo e De Paul. Vedo un po' questi i migliori di questa sfida. Indeciso su Juricic, su Traoré e su Okaka. Perché? Perché per me Boga è quello che può sfondare maggiormente nella difesa dell'Udinese, dalla parte di De Maio, insomma. Sconsigliati Nestorowski, perché non è che stai facendo tutto il suo gran campionato. De Maio, appunto, come ho detto prima, Nuitink e Ferrari. La sorpresa potrebbe essere o Stryker Larsen o Kyriakopoulos. Mi gioco 2 sorprese perché giocano tutti e 2 sulla stessa fascia. È un bel duello, uno dei due vincerà la sfida. Chi la vincerà? Dici, ma ti sei lo youtuber, ce lo devi dire te! Ve lo dici ora la Claudia Fashion Blogger. Seguivo. Non seguo, dopo io la istigo con lei. Entra in scena, ma io la devo tenere tranquilla. Proseguiamo.
Torino-Bologna. Meteo sereno, arbitro Piccinini, rigori no, non dà rigori solitamente, cartellini nella media, dunque nessun rigore a favore di Belotti. Nel Toro torna Bremer, ma forse verrà preferito Gigi, che ha ben figurato con la Roma. Out ancora Ansaldi. In avanti il solito studente Belotti, Verdi, Berenguer. Nel Bologna invece tornano Kreisi e Zemaili, ma entrambi sembrano arruolabili al massimo per la panchina. Quindi la formazione sarà simile a quella che ha pareggiato con la Fiorentina. Ragazzi, attenzione a Nicolas Dominguez, il nuovo acquisto del Bologna, che hanno detto che in allenamento, nella prima settimana di allenamento, ha fatto cose veramente fantastiche. Ha fatto, tra l'altro, è un bel centrocampista di inserimento che porta anche parecchi bonus. Dunque, attenzione anche a lui nel mercato di gennaio. Duelli decisivi, Belotti contro Danilo, Orsolini contro Gigi o Bremer. Claudio non ha detto niente, ho detto Gigi, strano. Consigliati Belotti e Orsolini, perché sono i due giocatori più in forma delle rispettive squadre. Indeciso su Berenguer, su Soriano, su Sansone, perché? Perché non vedo una sfida da milioni di gol. Dunque capite che anche un 1-1 porterebbe la firma di Belotti e Orsolini magari. Ecco qua. Da evitare invece Danilo, Bani e Rincon, che sono quelli che un pochino potrebbero commettere più falli. La sorpresa potrebbe essere, avevo messo Verdi sinceramente, perché magari ci può stare la partita col gol dell'ex, però invece ho dovuto aggiungere per forza anche Nicolas Dominguez. Proseguiamo, Sampdoria-Brescia, meteo sereno, arbitro Carvarese, rigori no, cartellini nella media. Tra l'altro potete notare con gioia che ho torto una L a cartellini, perché una volta era cartellini con tre L, è stato dalla 14ª giornata alla 19ª, quindi per due mesi cartellini con tre L, e non vi siete accorti nessuno, sono un utente che me l'ha segnalato. Nella Samp con De Paoli squalificati e Ramirez infortunato, un'ecatombe, spazio a Chabot o Chabot perché è tedesco, Chabot, non so come si dice, ho sempre problemi con questi nomi esotici. Che tra l'altro ha fatto una partita monumentale contro il Milan, veramente un gran bel giocatore. Berezinski e Jankto dal primo minuto. Jankto dovrebbe agire da trequartista, dunque se ce l'avete magari dentro. Duello Caprari e Gabbiadini in attacco. Nel Brescia squalificati tutti e due gli azzurri, Tonali e Cistana. Spazio a Viviani, il giovane Viviani, gran bel giocatorino anche lui, e Mangraviti in difesa. Torregrossa accanto a Balotelli in attacco, Donnarumma recuperato, però va Massimo in panchina. Duelli decisivi, Sabelli contro Murru e Torregrossa contro Chabot. Chabot. Consigliati Audero, Joronen, anche qua capite dalle scelte che ho fatto, Chabot e Sabelli, che non sarà, non prevede una partita da milioni di gol. Indeciso appunto su Quagliarella, Balotelli e Torregrossa, perché dirvi non schierateli, no, però non credo che faranno più di un gol qualora segnino. Da evitare invece Murru, che se la vedrà con Sabelli, e Caprari, che non è rientrato benissimo. La sorpresa potrebbe essere Romulo in questa partita. Proseguiamo, Fiorentina, Spal, meteo sereno, arbitro La Penna, che dà rigori e cartellini nella media. Dunque ovviamente attenzione a Pulgar e Petagna. Iachini conferma la stessa Fiorentina che ha pareggiato a Bologna, dunque dentro Benassi, attenzione al mercato di gennaio, e Castrovilli, che sarà a supporto di Chiesa e Vlahovic. Cutrone parte dalla panchina in questa partita. Nella spalla invece Automovic per squalifica, Reca giocherà a destra e Cionek scala difensore, dunque chi schierava Cionek perché giocava ala, ora gli ritorna difensore, dunque perde un pochino di appeal. Chance per Di Franceschi in attacco accanto a Petagna. Allora Kurtic va al Parma, dunque non verrà schierato in questa partita. Kurtic ha detto ai tifosi del Parma: ci vediamo lunedì, facendo presupporre un suo impiego in partita. Ma ne parleremo quando vedremo il Parma. Al suo posto giocherà Murgia. Duelli decisivi, Strefezza contro Lirola, che è stato messo nella flop 11 della prima parte del campionato, dunque capite che Lirola magari non lo schierate, e Chiesa contro Igor. Consigliati Chiesa, Pulgar, Strefezza e Petagna. Indeciso su Vlahovic, perché non so se comincerà a sentire un po' il fiato sul collo che gli darà Cutrone. E Di Francesco, perché non segna mai. Quando dico non segna mai, segna, quindi dentro Di Francesco. Da evitare Lirola, come detto prima. D'Albert, stessa cosa. Non è, mi sembra che con Iachini siano partite molto bene le ali.
Igor e Boateng, Igor perché se la darà con Chiesa, che invece se, per me farà una bella partita, e Boateng perché ragazzi veramente è stato un po' un investimento flop per il fantacalcio. La sorpresa potrebbe essere Pezzella. Qua si entra in un circolo romantico del fantacalcio, in quanto un gol di Pezzella che ha ereditato la fascia di Astori nella settimana del ricordo di Astori potrebbe essere veramente una bella storia da raccontare. Verona-Genova, meteo nebbia anche a Verona. Arbitro Mariani, rigori nella media, mentre è il primo in Serie A per cartellini rossi. Attenzione dunque ai giocatori più fallosi, lo vedremo. Il Pazzo ancora titolare dopo la splendida partita di Ferrara. Poi torna Amrabat a centrocampo e quindi Pessina scivola in panchina. Nel Genoa è pronto Berami a partire titolare. Nuova panchina per Scione. Ragazzi, anche Scione è stato un investimento purtroppo non fruttuoso. Destro al momento in vantaggio su Sanabria e Ankersen in vantaggio su Ghiglione. Oggi qualcuno mi ha chiesto: ma Ghiglione che dobbiamo fare? Ha perso il posto da titolare, lo dobbiamo svincolare? Sì, non è che sia Kolarov, capito? Quindi svincolate Kolarov. Ci può stare. Attenzione al Genoa che potrebbe essere stanco come il Torino. Ieri sera hanno giocato Torino-Genoa i quarti di Coppa Italia, ottavi Coppa Italia, adesso sto... un attimo mi sono perso gli ottavi di Coppa Italia, mi sto perdendo nel tabellone, i quarti sopra gli ottavi, non lo so. E partita finita al 120esimo e ai rigori ha vinto il Torino. Ma come si fa a fare una partita di giovedì alle 9:15, iniziava finita praticamente a mezzanotte, cioè veramente l'assurdo. Poi c'è la Coppa Italia e la snobbano le squadre, è ovvio, se c'è la demenza nel fare il calendario, chissà chi gliela guarda la partita alle 9:30 di sera. Cinesi dorme, in America che frega, cioè vabbè, fanno arrabbiare anche col calendario. Anche il Torino potrebbe essere stanco, attenzione, mi sono dimenticato di dirlo prima. Dalle decisivi, Lazovic contro Ankersen, Lazovic che è rientrato in questo 2020 in maniera strepitosa, e Pandev contro Ramani che ha firmato per il Napoli, sembra, per l'anno prossimo però. Dunque magari sarà anche un po' galvanizzato da questa firma e dal suo approdo in una grande. Quindi consigliati Ramani, Amrabat che rientra, Pazzini in formissima e Criscito. Indeciso su Pandev perché appunto se la verrà con Ramani, Berami perché è vero parte titolare, però ragazzi facciamogli riprendere un po' il ritmo, era svincolato fino a pochi giorni fa, e Zaccagni perché non lo so, magari questo Pessina in panchina, capito? Aspetto una bella prestazione da Zaccagni prima di poterlo schierare, da evitare Romero, Sturaro, Gunter per appunto per i falli, e a Gudelo perché ieri sera ha giocato tutta la partita, ha giocato a titolare, seconda punta ha giocato, quindi interessante, però non credo verrà schierato in questa partita. La sorpresa potrebbe essere una riconferma di Lazovic. Andiamo ora al terzo big match di giornata, Roma-Juventus. Meteo sereno, arbitro Guida ha una tradizione molto favorevole con la Roma. Rigori sì, Guida dai rigori, cartellini sì, dai cartellini è il secondo in Serie A per cartellini rossi. Sono notizie che secondo me hanno un'importanza relativa, perché lo vedremo tra un po'. Allora, nella Roma, dubbio Zaniolo nella Roma, ma l'azzurro dovrebbe farcela. Out invece sicuro Mkhitaryan, ce l'avrà per un mese. Unico dubbio Florenzi, Spinazzola sulla fascia destra, sembra in vantaggio Florenzi. Nella Juventus invece sembra out Higuain, ma ho dovuto rifare tutta la grafica perché ieri lo davano titolare e invece poi ieri sera non si è allenato e oggi lo hanno fuori. In attacco invece ci saranno Ronaldo e Dybala con Ramsey a supporto. Rabiot confermato di nuovo a centrocampo, speriamo che non in questa ma dalla prossima che Rabiot inizia ad allenare prestazioni positive. E Demiral ancora in vantaggio su De Ligt. Notizia di mercato, sembra che l'Ajax abbia chiesto il prestito di 6 mesi di De Ligt. Allora, molto importanti le partite del sabato, quali Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. Perché c'è una rivale della Juventus, la Lazio, una rivale della Roma, il Napoli, una rivale della Juventus, l'Inter, una rivale della Roma, l'Atalanta. Qualora nelle partite del sabato uscissero fuori due pareggi, secondo voi quale sarà il risultato di Roma-Juventus, che sono negli ultimi anni due società praticamente gemellate? Io la butto. Dunque guardate le partite del sabato e poi vediamo un po' come andranno a finire questa partita domenica. Duelli decisivi, Ronaldo contro Florenzi. Ecco, l'unica variabile impazzita sarà Ronaldo, che comunque vuole vincere sempre. E Perotti contro Cuadrado all'altra parte. Consigliati Ronaldo, appunto perché contro Florenzi, mamma mia.
Perotti, perché Cuadrado sappiamo che non sa difendere, Perotti è assolutamente in forma, e poi i portieri, ritorniamo lì, indeciso su Dzeko, su Pjanic, su Dybala e poi su Mancini. Perché? Perché Mancini un gollettino di testa, è un pochino che non segna, ci potrebbe stare, mentre gli altri quanti gol faranno in caso di partita che andrà stancamente al 90esimo? Da evitare Florenzi e Cuadrado, come detto, e Diawara che, non lo so, lì in mezzo con la Juventus non so quante palle possa verticalizzare. La sorpresa saranno i pareggi del sabato, gli eventuali pareggi del sabato. Ed andiamo a concludere questa carrellata di partite della 19esima giornata con il posticipo del lunedì: Parma-Lecce, meteo nebbia, arbitro Fabbri che dà rigore nella media, cartellini nella media. Nel Parma squalificato Barella, al suo posto Brugman. Qua ne parliamo, eh? Rientra Gagliolo in difesa, ma soprattutto Inglese in attacco. Io lo schiero. Gervinho ancora out, sembra Gervinho ancora out al momento. In dubbio anche Bruno Alves. Kurtic giocherà da subito nel tridente oppure giocherà al centrocampo al posto di Barella? Allora, cosa è successo con Kurtic? Kurtic praticamente è andato via dalla SPAL perché non amava il 3-5-2 di Semplici, non si trovava a suo agio, secondo lui può esprimersi meglio in un 4-3-3. Cioè, tra il 3-5-2 e il 4-3-3 i centrocampisti sono 3, dunque lui presume di giocare nel tridente d'attacco. Tra l'altro il Parma ha fatto un bel investimento, si parla di 4 milioni più bonus, che in una società come il Parma nel mercato di gennaio è tanta roba. Non è che Kurtic è stata data qualche rassicurazione sul fatto che giocherà nel tridente? Nel Lecce invece i soliti duelli, la Padula Babacar e Farias Falco supportati da Mancoso, dunque l'unico titolare certo è Mancoso. Torna Calderoni dalla squalifica, punto. Due decisivi, Inglese contro Lucioni e Kulusevski contro Dell'Orco. Intanto è arrivato Michele. Consigliati Sepe e Jacoponi nel Parma, quindi capite quanto possa credere nei gol del Lecce. Indeciso su Kulusevski, che è rientrato malino in questo 2020 dopo la firma con la Juventus. Inglese perché? Perché rientra, io ci credo, però se avete meglio schierato rientra un infortunio di 3 mesi. Babacar e la Padula perché? Perché se la giocano, giocano il posto titolare. Poi il Parma, ragazzi, ha preso 5 gol domenica, non credo che andrà all'arma bianca, dunque sarà molto accorto in difesa, andrà a cercare di fare un gol e poi si difenderà, qualche problema in difesa ce l'ha. Da evitare Sprocati che segna pochino, Donati e Dell'Orco nel Lecce, la sorpresa potrebbe essere appunto Kurtic. Bene ragazzi, allora vi ricordo ovviamente domani la live in cui consegneremo la formazione del Fanta Flash tutti quanti insieme. E poi andremo a fare anche una puntata sul Fanta Flash. Perché? Perché dall'ultima giornata in cui ho consegnato la formazione io ho notato una cosa molto interessante che non vi ho mai detto, e questa ne faremo la prossima settimana. Parleremo di questa cosa che è molto importante quando andate a schierare la vostra formazione. Prenderemo spunto da un mio errore, appunto. E poi basta. E poi devo tagliare, perché dopo quando devo tagliare sto un po' li lascio così, non dico niente, che gli dico. È ora di lasciare, Claudia dice. Vi ricordo ovviamente iscrivetevi al mio canale YouTube, qualora non l'avesse ancora fatto. Stiamo raggiungendo i 12.000 ragazzi, dunque fatemi felice, fatemi raggiungere i 12.000 per la live di domani. Iscrivetevi al mio profilo Instagram, questo qui Lorenzo Cantarini, _LRC. Sono sbarcato anche su TikTok nella maniera più brutta possibile. Michele sta facendo pressioni per chiudere. Un saluto al secondo divano più famoso del web. Se hai capito la battuta, sei uno zozzone.